cari amici e amiche di Abbi Cura di Te, oggi sono ad Ostia per andare a presentarvi il centro medico laser Light Touch per la cultura della salute. Come nasce l'idea di realizzare questo centro, carissima Gioia? Allora, io sono sempre stata dell'idea che l'arte cura la malattia, aiuta a curare la malattia, quindi trovarsi in un centro con delle opere d'arte accogliente, con una musica di sottofondo, dà una notevole carica al paziente. E non solo, nasce proprio dall'idea dell'armonia corpo e mente, quello che gli antichi dicevano mens sana in corpore sano. Parliamo innanzitutto del Pico Way, un laser a picosecondi in grado di poter rimuovere sia tatuaggi sia discromie cutanee. Poi il laser chirurgico a CO2, che è uno strumento fondamentale per la piccola chirurgia, per limitare quindi al massimo la possibilità di infezioni e per non avere emorragie, quindi piccoli sanguinamenti. Ancora abbiamo il laser vascolare, BU-BIM, essenziale per poter trattare tutte quelle lesioni che virano verso il colore rosso, quali angiomi, capillari e macchie di vino. Finalmente mi rilasso un po'. Sono in compagnia della dottoressa Ilaria Ilari, che ci darà dei suggerimenti per quanto riguarda i trattamenti estetici al femminile. Dottoressa, io ho un po' di rilassamento all'interno coscia, che cosa si può fare? Bene, questo è il macchinario più adatto per questo tipo di problemi, ci aiuta nel rimodellamento, nell'aumentare il tono di quelle parti che dopo un dimagrimento subiscono un rilassamento, e ci aiuta anche nel trattamento della cellulite. Attraverso questo manipolo noi utilizziamo tre tipi di energia, che sono la radiofrequenza, l'infrarosso, e in più c'è un massaggio che aiuta il linfodrenaggio. Caro dottore, sono proprio curiosa di sapere che cos'è questa cabina e che cosa si fa in questa cabina. Questa è una cabina fototerapica essenziale per poter trattare tutte quelle patologie della pelle che risentono in maniera benevola di un acquietamento del sistema immunitario. Mi riferisco alla psoriasi, mi riferisco alla vitiligine, alle dermatiti atopiche e anche a qualche tipologia di tumore cutaneo, come il linfoma cellulettino. Anche le lentiggini? No, le lentiggini vanno tolte, quindi dobbiamo ritornare nuovamente a trattare di laser. Gruppo Farmacie Montecuollo. Ogni giorno si prende cura di te. Quattro farmacie che da sempre sono vicine al tuo benessere, nella cura e nella prevenzione della tua vita e quella dei tuoi cari. Farmacia Artemisia, via Lata 241 a Velletri. Farmacia Santa Eurosia, via Napoli 50, Lariano. Farmacia San Giuliano, via Anita Garibaldi 20, Giulianello. Farmacia San Raffaele, piazza Metabo 9, Velletri. Pharma Medical, poliambulatorio specialistico per il tuo benessere. Uno staff di medici altamente specializzati ed esami diagnostici con macchinari all'avanguardia, servizi infermieristici e prelievi a domicilio. Vi aspettano in via Lata 251 Velletri e visitate il sito www.farmaciemontecuollo.it.
Oggi siamo in via Palermo, nella capitale, nel vivo dell'alta Roma romana, nel cuore della moda, e siamo qui in questa location bellissima. Andiamo ad incontrare Giampaolo Zuccarello, uno stilista, un grande artigiano della moda italiano, che presenterà la sfilata dedicata alla Marchesa. Per Abicura di te parleremo con lui di moda, salute e benessere. Signori, ben trovati, eccoci di nuovo insieme per Abicura di te. Oggi parleremo di moda, salute e benessere. Quando seguire la moda senza compromettere la propria salute, ma parleremo anche di tutti i benefici che la moda ci offre quando indossiamo un abito che ci fa stare bene in ogni situazione. E lo facciamo con il grande maestro di moda, Giampaolo Zuccarello. Grazie. Che oggi animerà questa manifestazione di Alta Roma con una delle sue sfilate, in cui insomma darà sfogo a tutta la sua grandiosa creatività. Allora Giampaolo, quando è che la moda fa bene a una persona e allo stile, alla vita di un individuo, di una donna in particolare? La moda fa bene quando le donne fanno sì che la moda è propria. Non bisogna mai seguire degli schemi, ma lo schema principale è quello che la donna stia bene con se stessa e stia bene con il proprio corpo. Quando prende ha la padronanza, diciamo, del corpo, a quel punto è lei che decide cosa indosserà di moda. Bene, allora tu proporrai questa in questa manifestazione una sfilata dal titolo A Marchesa. Perché questo titolo? Allora, A Marchesa innanzitutto... Questo tema? Sì, deriva dal fatto comunque che il mio mood di ispirazione sono le donne di Giovanni Boldini. Giovanni Boldini è stato un uomo, è un grande maestro della pittura che è riuscito veramente a fare dei ritratti meravigliosi a tutte le donne.
di quel momento, parliamo di un periodo molto bello, insomma, prima o poi di poter arrivare a quello che era lo scuro della Prima Guerra Mondiale, quindi parliamo della Belle Époque. Quindi lui amava proprio il ritratto della donna, tant'è vero che il periodo dove nella pittura si riescono a fare addirittura dei ritratti ben alti 5 metri, quindi diciamo che le tele erano molto molto importanti per il ritratto. E quindi lui ritraeva in effetti la bellezza delle donne così come erano. Le due icone che lui aveva fondamentalmente come donne erano due donne ben diverse tra loro. Parliamo della Marchesa Casati di Milano, ed eccola lì, che era una figura molto più filiforme, e poi parliamo anche della donna Franca Florio, chiamata la Regina di Palermo, e lei è una donna un po' più abbondante. C'ha due donne quindi un due po' donne diverse nella loro fisicità. Diverse, tanto è vero che parliamo, una viveva a Milano, l'altra meridionale al massimo di Palermo, però due donne meravigliose, due donne molto importanti nella vita di questo artista. E queste due donne mi hanno divertito moltissimo tra di loro, perché comunque erano donne che amavano segretamente il maestro Boldini, quindi l'una con l'altra diciamo che erano un po' in competizione. Quindi la collezione nasce proprio, al di là di tutto, per esaltare la fisicità della donna. Gli abiti non costringono il corpo ad entrare dentro, ma si adatta, e la salute che fa bene, quindi quando l'abito fa bene ad una donna, e quindi sono gli abiti che si appoggiano al corpo delle donne. Troveremo sicuramente in collezione una linea molto più filiforme dedicata alla Marchesa e una linea un po' più spumeggiante che invece è dedicata a Donna Franca. Però diciamo che in effetti sono abiti che permettono di esaltare, ripeto, la forma di una donna, e io lo metto in evidenza oggi in passerella proprio perché ho deciso di scegliere 18 donne che sfileranno, tutte professioniste, di diverse età, di diverse taglie, di diverse forme, proprio perché io credo che fondamentalmente la bellezza di una donna non possa essere sminuita pensando di avere qualche chilo in più, una riga in più o qualche taglia che ti porta quasi ad essere una cosiddetta over. Perciò tu sei contro quegli stilisti che vogliono in passerella le indossatrici magrissime? Assolutamente sì. Perché a volte si dice indossatrice, modella, si associa l'anoressia, come il famoso manifesto di Oliviero Toscani, esatto. Perché è partito tutto da lì. Esatto, ma il discorso, chiaramente noi sappiamo che nella moda ci sono state tante evoluzioni. Gli anni 50, gli anni 60, noi avevamo le attrici meravigliose, formose, e la moda andava avanti con il cinema. Con gli anni 60 e 70 poi entra quello che è il vero mestiere della mannequin. Quindi è chiaro, si comincia ad avere sempre quest'idea di questa donna sempre più alta, sempre più magra, quasi giustamente a raggiungere canoni che non vanno bene per la salute delle donne, non vanno bene proprio per nulla, non sono neanche esempi di vita, perché abbiamo visto tantissime situazioni di ragazzine che hanno avuto grossi problemi, gente che purtroppo non c'è più per l'idea di poter rientrare in una taglia 36, per poter essere magari una mannequin, per poter sfilare per un grande stilista. Cioè, tutto questo io lo trovo veramente assurdo, perché comunque alla fine il quotidiano è fatto di donne che hanno diverse forme, diversa taglie, diciamo, quindi perché comunque, e anche perché poi, voglio dire, secondo me diventa anche poco educativo il fatto che una ragazza, anche un adolescente che ha qualche chilo in più, che magari è un po' più formosetta, sa e dice: io non lo metterò mai perché non sono bella come lei, non sono magra come lei. Certo, danno, esprimono, cioè, un concetto di bellezza che non è quello, insomma, che non è quello, comunque è un, perché una donna bella è una donna bella, che possa avere qualche chilo in più o che non ce l'abbia. Appunto. Dai, assurdo, veramente assurdo. Senti, invece parliamo dei tuoi tessuti, perché tu sei un cultore dei tessuti. Io, sì, mentre ero dietro nel backstage, ho visto le tue sarte che erano alle prese, le tue ricamatrici che erano alle, sì, prese, perlina per perlina, che la assemblavano. Esatto. Insomma, è proprio una cura, un'arte meravigliosa, assemblare. Sai, Maria Grazia, io faccio nascere l'atelier come la sartoria di una volta.
Io provengo da una famiglia, non dico di sarti, nonna aveva una sartoria. E quindi io sono stato il nipotino che ha vissuto fra tessuti, fra prove di clienti e fra tante altre cose. La passione comunque era nel sangue e l'ho portata avanti. Per me è fondamentale comunque, dico sempre, che la moda ha evoluzione, la moda segue le tendenze, ma attenzione, non può seguire la tendenza il fatto di come creare un abito e soprattutto un abito couture, perché l'abito couture ha degli schemi e dei canoni ben precisi da dover seguire. Il fatto a mano è fatto a mano. Noi in atelier ancora lavoriamo a mano, lavoriamo sempre ancora di rigore, di punti su punti, i ricami vengono fatti praticamente tutti con dei materiali comunque preziosi, anche perché un abito couture già lo dice da sola, è un abito importante, è un abito che non indossi tutti i giorni, quindi comunque tessuti e materiali hanno una ricercatezza. Io tra l'altro la caratteristica mi avvalgo sempre dell'idea di che è importante, oltre al tessuto per il nome che possa avere, e soprattutto la fibra. Le fibre devono essere naturali. Quindi parlo sempre di cotoni, parlo sempre di lini, parlo sempre di seta. Poi le chiamiamo come vogliamo, diventano mussole, diventano organze, diventano micadi, diventano duchesse. Però comunque le materie prime sono sempre e rigorosamente naturali. Sono tutti cotoni, tutte sete. E anche per quanto riguarda i ricami, se i ricami sono a filo, sono ricami a filo di cotone, e se sono con delle pietre, sono comunque dei cristalli. Un'altra caratteristica che forse, o io mi auguro che tanti altri stilisti possano sempre tenere in considerazione, è quello di usare comunque dei tessuti italiani, fabbricati in Italia e prodotti in Italia. Per me è molto importante, Maria Grazia. È vero, perché il nostro Made in Italy ci contraddistingue in tutto il mondo. Quali sono i tuoi colori preferiti? Guarda, io in questa collezione, ti dico in questa collezione, allora, in questa collezione abbiamo diverse gamme di colore. Quello che predomina in particolare è il mondo del rosa. Il mondo del rosa che è misto al lilla, è misto al verde, ai toni praticamente del nude. Poi abbiamo comunque colori molto importanti come può essere l'oro, come può essere il rosso. Quindi diciamo che alla fine, soprattutto nelle collezioni estive, i colori diciamo che poi sono tanti. Magari nell'invernale abbiamo un po' meno di colori, però nell'estivo ce ne sono molti di più. Diciamo che sono colori comunque molto decisi, anche se sono tenui, ma sono molto di impatto, sono colori laccati, sono colori sempre praticamente che esprimono carattere, che poi è il carattere delle donne, insomma. Perciò un consiglio a tutte le donne per vivere la moda nel pieno benessere. Io credo che ogni donna debba sentirsi bella con se stessa, con il proprio corpo, vivere in salute. Dopodiché ogni abito attende ogni donna di questo mondo, ogni donna con un abito couture diventa una donna meravigliosa, diventa una modella in passerella, la passerella è la vita di tutti i giorni. Per me dopo questa bellissima frase, insomma, dobbiamo soltanto grazie affidarci alle tue preziosissime mani, Giampaolo. Grazie, eh? Grazie. Senti, invece passiamo adesso alla moda che fa male. No. C'è un articolo, un'inchiesta, lo leggo, del Daily Mail, che parla chiaro: la moda sta stravolgendo il corpo delle donne, jeans skinny, che più skinny non si può, insomma, borse gigantesche, scarpe con tacco vertiginoso stanno mettendo seriamente alla prova schiena, piedi, postura di chi le indossa. Che ne pensi? Eh sì, guarda, torniamo un po' a quello che io ho detto prima, nel senso che purtroppo quando la moda ha degli schemi e le persone cercano di seguire quello, è chiaro che tutto diventa costrizione. C'è una scarpa con un tacco 13 senza plateau, voglio dire con un tacco a stiletto, cioè comunque ti comporta un problema di tensione alla caviglia del piede, un problema chiaramente di postura, cioè quindi è una serie diciamo di
sofferenze poi, perché poi sono sofferenze, per poter apparire, voglio dire, che poi non è vero, perché per carità un tacco 12 è un tacco 12, ma non è detto al di là di tutto su un discorso che un tacco 3 non sia elegante, non sia di moda, cioè basta saper scegliere la forma giusta e tutto quanto. Io per modo di dire in atelier ho sempre praticamente dei consigli utili da dare ai clienti, laddove non impongo, diciamo, soltanto, perché è chiaro che quando vengono in atelier partono a me, ma abito da sera, è giusto che io porti un tacco 12, non è vero, dipende dalla forma dell'abito e comunque dalla forma della persona anche. Possiamo usare anche tranquillamente il discorso di un tacco 5 e di un tacco 3. Delle scarpe anche, voglio dire, tra virgolette, di forma comoda. Comoda non significa le scarpe che le nonne portavano una volta, perché non è vero, non esiste. Magari una scarpa che ha una pianta un po' più larga, che non faccia soffrire il piede, tutto lì. Una scarpa comunque che magari sia fatta di prodotti vegetali. Noi tranquillamente in atelier parliamo usiamo, delle tue scarpe, esatto. Perché so che tu, insomma, crei delle bellissime scarpe. Sì, a noi è venuta, abbiamo accettato e condiviso l'idea di aziende italiane che hanno deciso di produrre le cosiddette scarpe vegane. Queste scarpe vegane non sono altro che delle scarpe dove dalla suola a qualunque elemento che componga la scarpa è di origine vegetale e non è di origine animale. Quindi diciamo che anche lì cerchiamo di avere un rispetto, voglio dire, ma soprattutto anche perché è un comfort ben diverso, insomma, anche per la scarpa. Il piede respira in una determinata maniera, dà possibilità comunque di avere un senso praticamente di benessere. E noi l'abbiamo abbracciato molto questa cosa. Devo dire che anche le clienti sono molto contente di questa cosa qui. Per cui la moda che costringe, io non sono d'accordo. Assolutamente. È una cosa che non accetto, anche perché credo che per chi fa moda, vedere una donna che sorride e che sta bene è la cosa più importante. Vedere una donna che sorride costretta non è una cosa bella. Allora, in America hanno coniato questo nuovo termine, la dark side, sì, degli indumenti, cioè della, sì, moda. Scopriamola insieme. Qual è questa dark side? Ok, ma sai che cos'è? Ogni abito può avere qualcosa di negativo. Come a mio avviso anche non può averlo. Dipende solo ed esclusivamente, secondo me, la cosa più negativa di ogni abito sono i materiali, e ne abbiamo già parlato anche prima. Quindi stare molto attenti soprattutto a capire di che fibre gli abiti sono realizzati, perché avere a contatto con la pelle delle fibre che sono chimiche o che sono soltanto per fusione chimica, quindi parliamo di petrolio che viene comunque fuso per diventare tessuto, cioè ragazzi, cioè, questo fa capire tante tante cose, e questo soprattutto viene fatto comunque negli abiti veloci, negli abiti che tra virgolette costano meno, ma non perché un abito debba essere costosissimo, ma perché fondamentalmente è impossibile dare un abito di buona qualità con un costo quasi zero, perché non è possibile, perché dietro c'è comunque una ricerca, c'è comunque un lavoro, c'è comunque tante cose da dover fare. Quindi già il fatto di andare a comprare un abito veloce e che costa veramente poco, il dubbio deve venirci. Dobbiamo cominciare a capire di che cosa si tratta. Quindi, a mio avviso, io dico sempre questa cosa qui, magari non compriamo tanti capi, magari compriamone meno, però compriamoli di una buona, buona qualità. Di una buona qualità, una qualità che ci fa bene alla pelle, che ci fa bene alla salute e che ci permette quindi, insomma, di poter vestire in un certo modo anche. Perciò un po' meno low cost, meno, fast fashion, esatto, e più abiti di qualità. Ma e tutto di questo poi, Maria Grazia, ti dico che è quello che ha distrutto la moda adesso. Cioè, se tu vedi comunque la moda ha sempre meno da offrirti, cioè hai poca tendenza, è tutto un ripetere le cose. Sì, è vero, magari c'è tanta ricerca, ma c'è tanta ricerca forse nel lato negativo, tutto troppo, perdendo poi quelli che sono i canoni fondamentali per poter creare moda. Quindi alla fine, già negli anni 50 si parlava solo di sartorie, l'abbiamo portato fino agli anni 70, poi abbiamo cominciato con la boutique, e la boutique ha stravolto la situazione, perché comunque c'era il cosiddetto prêt-à-porter pronto da poter comprare, mentre prima guai, tutti andavano dalla sarta, tutti andavano in atelier, tutti andavano a vestire chiaramente l'abito su misura.
Quindi adesso l'abito veloce, non c'è più neanche il discorso di andare in boutique, cioè compri immediatamente online, compri delle cose veloci che non sai neanche da dove arrivano, quello che c'è praticamente tutto. Abbiamo questo, questa sete, questa necessità, cioè non c'è più la voglia di toccare, voglia di vedere, tessuto, di capire. Certo. No, mi piace, così da una foto lo poi compro. Poi arriva a casa e magari è da buttare, esatto, non si sa poi dove, nel differenziato, nella plastica, nella carta. Ah, non lo sai, perché comunque non riesci chiaramente a farlo e quindi poi di conseguenza è così. Quindi a mio avviso è sempre tutto un troppo di cose che non servono a nulla. Senti, quindi, e invece il corsetto? Non possiamo non fare a meno del corsetto, allora, anche se ci stringe. Allora, il corsetto è uno degli elementi che ha dettato veramente vita e che continua a dettare vita. Però io credo praticamente che il corsetto, se lo teniamo a bada, nel senso che ci dà una bella forma ma non ci uccide, va benissimo. Certo, se vogliamo ritornare un po' indietro nel tempo, come quando le nobildonne nel 500 e giù da lì da andare dovevano entrare nel ceto sociale avendo una circonferenza vita di 58 cm, questo significava addirittura, voglio dire, appena nate le bimbe, riuscire a spezzare le ultime due costole affinché il punto vita diventava più piccolo. Ma poi è vero che il tasso di mortalità infantile era notevole perché perforavano i polmoni e già all'età di 16 anni comunque morivano tante bimbe. Però in quegli anni lì guai a non voler entrare in nobiltà e quindi il corsetto era una grandissima costrizione. È affascinante, è fascinoso, è meraviglioso. Però teniamo la bada, cioè nel senso che aiutiamoci a farci dare una bella forma, ma non ci facciamo costringere da lui. Bene, allora adesso non ci resta che goderci questa bellissima sfilata intitolata Grazie. A Marchesa. Grazie. Tanti degli stilisti sono comunque un pochettino predisposti nell'avere una predisposizione per la magrezza che tante delle volte non è proprio bella. Tant'è ecco. Che addirittura è stato stipulato un accordo con le grandi, sì, le grandi case di moda, sì. Che le indossatrici devono addirittura portare il certificato medico, sì, ma di non avere non l'indice esattamente sottopeso. L'indice sì. di massa grassa e l'indice sì. di massa sì. corporea. Sì, perché tante delle volte comunque succede che le modelle, ecco, essendo sottopeso,
stanno male di salute, ecco, tant'è vero che sono cadute. Ecco, io volevo appunto entrare in questo argomento, visto che tu gestisci anche un'agenzia di moda. Sì, l'agenzia allora, di moda, ecco, perché si tende alla magrezza? Sono gli esempi sbagliati che si seguono parliamo nella del, moda? Del 2020, che comunque il campo della moda è un pochettino più vasto e più predisposto nel darci un pochettino di più... diciamo predisposizione per essere un pochettino più in carne, ecco, perché una volta la modella, la cosiddetta modella, la mannequin, era molto più magra, quindi purtroppo ci veniva sempre richiesto e veniva sempre richiesto alle modelle di essere veramente magrissime, quindi di mangiare, non mangiare, ma mangiare ma non mangiare, quindi ma è mangiare vero che pessimo. Si dice che le modelle mangiano carta, io ho sentito dire che per non soffrire la fame alcune modelle mangiano. Allora ci sono, sì, la ci, carta. Sono, ci sono vari metodi, perché cose poi sconvolgenti. Comunque, sì, perché insomma. Poi comunque si inizia da essere, insomma, bulimica. Esattamente, che comunque dalla bulimia, non mangia, cioè. Esattamente, che poi mangia e poi rigetta il cibo, fino a quando comunque non si accetta il corpo, per cui si passa nell'anoressia, che comunque è una terribile malattia. E ci siamo sempre un pochettino cascate, non tutte ma quasi tutte, perché purtroppo c'è chi da dietro ci spingeva a essere sempre magre e anche gli abiti che hanno i centimetri che hanno, quindi purtroppo se non entri sei fuori, quindi se vuoi sfilare, ecco, devi anche avere certi canoni, però grazie a Dio è che nel 2020 è cambiato veramente tanto, tanto, tanto. Tu hai avuto qualche tua amica che ha avuto, qualche tua collega che ha avuto anche io questa esperienza? Sì, sì, di assolutamente, anoressia. Sono stata sempre circondata e sono anche stata io in primis purtroppo coinvolta, sì, perché comunque nel giro delle modelle, sì, nel giro delle modelle, comunque quando poi insomma sono stata di più a Milano, perché più insomma a Milano è predisposto questa cosiddetta ma non malattia, più che altro proprio maledizione, perché è veramente problematico, perché comunque ti isoli, non hai più le amicizie, vedi il mondo in un modo totalmente diverso, perché se una persona comunque non mangia diventa veramente triste. Perde comunque di vitalità, è come non avere non più ha, nutrimento. Non ha più amore, esattamente. È come se una pianta perdesse il nutrimento, perciò la prima cosa si seccano si le spegne. Foglie, si spegne. Esattamente, quindi non dà più luce e non dà più amore e quindi non splende, no? Come le stelle, no? Dovrebbero, si dice che la bellezza è quella che comunque devi brillare, quindi purtroppo non avendo il cibo, non avendo comunque ecco, il nutrimento essenziale. La pelle è sana, esattamente, anche la mente, perché poi il cibo è collegato comunque certo, non solo allo stomaco, sana, ma assolutamente il corpo è sana. Esattamente. Se abbiamo un corpo malato, anche quindi, la nostra mente si ammala naturalmente. Esattamente, quindi vivendo in Italia, che il cibo comunque è il più amato del tutto, poi la cucina italiana comunque è la più amata, purtroppo ecco nel mondo della moda non è tanto, purtroppo non c'è tanto d'aiuto. Ecco. Allora che consiglio dai alle ragazze che vogliono intraprendere questo cammino di indossatrici? Assolutamente, di essere seguiti sempre di un nutrizionista o comunque di una persona che gli dà dei consigli veramente, veramente utili. Grazie. Grazie a voi e buon proseguimento. I disturbi più noti che sono anoressia e bulimia sono tipicamente a esordio adolescenziale. Specialmente l'anoressia, ad esempio, ha un esordio tra i 14, ha due picchi di esordio a 14 anni e all'incirca a 18 anni, 19 anni. La bulimia più o meno nello stesso periodo, più frequentemente un po' più avanti, quindi verso i 18 anni. Invece poi esistono tutta un'altra serie di disturbi che sono ad esempio il binge eating o altre forme che sono legate alla buffata, eccesso di a una forma particolare di relazione con il cibo, che possono avere esordio più tardivo. E se calcoliamo che la popolazione attualmente, ad esempio italiana, che sembra affetta da disturbi alimentari, risulta essere di circa 3-4 milioni di individui, la cosa più importante è la ricaduta sulla qualità della vita dell'individuo e delle famiglie che all'individuo sono accanto, perché laddove noi abbiamo una ragazza anoressica, dove abbiamo una ragazza bulimica, abbiamo una famiglia intorno che è coinvolta sia nella genesi che anche nella cura del disturbo. La solitudine ha un
ricaduta sulla costruzione dell'identità sin dalle fasi molto precoci della vita. Le ricerche attuali ci portano a pensare che il feto cominci dei meccanismi di autoregolazione perché manca il contatto. Questo accade sicuramente, diciamo, alla nascita, laddove la madre, ad esempio, presa da problemi o da depressione o da patologie, disturbi psichiatrici nella fase perinatale, non riesce a stabilire il contatto con il bambino. Allora il bambino comincia ad autoregolarsi. I meccanismi di autoregolazione prevalenti sono quelli legati al cibo e al corpo, per cui non so, un bambino lasciato solo inizia a mangiare di più, o un adolescente sola, cioè che non vive, non condivide le emozioni, ma vive da sola le sue emozioni, comincerà a dover avere bisogno di doverle gestire e spesso le gestisce nel rapporto con il cibo e con il corpo. Allora, o nella direzione della restrizione o nella direzione dell'eccesso, queste sono le due polarità, con tutti poi i vissuti che sono collegati sia all'una che all'altra. Anche un anziano lasciato solo può trovare, no, nel cibo consolazione, oppure può non mangiare più, ad esempio. Il problema alimentare non riguarda solo le persone identificate come malate, è un problema generale di una società che costruisce la sua identità, e questa identità in gran parte è costruita sulle forme del corpo, sulla salute, no, e sulla nostra relazione originaria, che dura tutto il corso della vita, con il cibo e con l'alimentazione. Grazie a Gianpaolo, e abbi cura di te, vi dà appuntamento alla prossima puntata.